concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. In Virginia il signor Brown era l'uomo più antirazzista. Un giorno sua figlia sposò un uomo di colore. Lui disse bene, ma non era di buon umore. Ad una conferenza di donne femministe si parlava di prendere coscienza di liberazione, tutte cose giuste per un'altra generazione. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Su un libro di psicologia ho imparato ad educare mio figlio. Se cresce libero, il bimbo è anche più contento. L'ho lasciato fare, mi è venuto l'esaurimento. Un mio amico voleva impostare la famiglia in un modo nuovo e disse a sua moglie: se vuoi mi puoi anche tradire. Lei lo tradì, lui non riusciva più a dormire. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Aveva tante idee, era un uomo d'avanguardia, si nutriva di nuova cultura, cambiava in ogni momento. Ma quando era nudo, era un uomo dell'Ottocento. Ho voluto andare ad una manifestazione, i compagni, la lotta di classe, tante cose belle che ho nella testa, ma non ancora nella pelle. Un'idea, un concetto, un'idea, ci restasse un'idea, e non solo delusione. Si potesse coltivare un'idea di futuro per noi, come persone, come nazione, come persone. È già.